Cosa c'è, Audrey? Cosa c'è? Bacini baciotti. Bacini baciotti. E che bella codina, che scodinzoli. Sì! Vai sul letto, vai tranquilla. Amore mio. Pianino, eh? Ma va come scodinzola. Audrey? Sì? Sì, Audrey. Buongiorno, Audrey. Saluta a tutti. E siamo in clinica, eh? Oggi facciamo la radiografia alla zampetta buona. Speriamo che tutto sia a posto, ok? Dai un bacio. Ci vediamo dentro, sì. Ciao. Ecco qua, siamo all'interno della clinica. Mo aspettiamo, vero Audrey? Sì? Dai, aspettiamo adesso insieme il dottore, ok? Audrey? Audrey? Ok? Aspettiamo il dottore? Sì? Va bene, dai, aspettiamo. È andata tanto a camminare l'ultima volta. Sì, 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 fa più... Adesso ce n'è una più lunga e una più corta, quindi è ovvio che... Però si fida di più di quella nuova, perché tende a... Perché lì non ha male, è soltanto una doppia meccanica, cioè è duro, è rigido. Ma non ha male da questa parte, vieni, vai là. Audrey? Audrey? Andiamo a casa? Vieni? Vai, andiamo? Vieni? Cosa c'è? Audrey? Andiamo? Andiamo, dai. Vado? Vieni. Dai, Nana, andiamo, vieni. Nana. Audrey, vieni. Niente, vuoi stare in clinica? Strano, l'altra volta volevo fuggire. Audrey? Andiamo a casa? Vieni, dai, vieni. Io vado, ciao. Ciao. Ciao, 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 andiamo, ciao. Dai, vieni, vai a casa, Audrey. Andiamo tata, vieni. Brava, brava Nana. Bravissima, molto brava. Brava, guarda brava. Che stai imparando bene. Sì. Brava. Tantissimo, eh? Brava. Ci facciamo vedere anche che molto tu... meno timida, eh? Sì. Tutti con noi. Tanto è migliorata. Tanto è migliorata, sì. Molto brava. Siamo troppo contenti. Allora ci vediamo tra ci sei vediamo settimane. Tra sei settimane, sì. Ok. Eccoci qua, stiamo andando in clinica Milano per vedere come va la zampina e programmare il secondo intervento. Tanto Audrey è in macchina con me, è bravissima in macchina, le piace, tranquillissima. Dai, che c'è un po' di coda, tra un po' arriviamo. Ciao! Ecco. Siamo in sala d'attesa, siamo in una scalettina e stiamo aspettando che i dottori facciano la radiografia a Audrey. E stiamo aspettando, né Audrey? Audrey? Nana, stiamo aspettando, vero? E noi aspettiamo. Ecco, quindi, quando è che arrivate? Che è un po' che stiamo aspettando? Audrey. Ci vediamo dopo. Ho inviato anche questo referto qua alla dottoressa. Questa qui è la radiografia del 14 maggio e questa è quella di oggi. Quindi. Chiedo scusa se firmo, sì, ma sì. Devo. Okay, le ho mandato tutto comunque. Sì, sì, sì. E si sta riempiendo bene, quindi qua è l'area diciamo di artrodesi dove mancava tessuto e si sta riempiendo con l'osso. Ma non è ancora abbastanza. Non è ancora, ma io insomma siccome lei non è sofferente, non mi prendo il rischio di farglielo. Se fosse un cane che non cammina rischierei di fargli il secondo lato con il primo che ancora non è a posto al 100%. Ma visto che non è che stia soffrendo chissà che tipo di pene dell'inferno, ha soltanto male, che vabbè, fra due mesi la rivedrei, se è completa guarita facciamo il secondo lato. Speravo vincesse già per il secondo. Però rischiare è un po' pericoloso. Sì, sì, sì.
immagino che si sperava di chiudere prima. Eccoci qua, siamo in clinica con Udri per il controllo finale e speriamo che oggi ci diano la conferma della seconda operazione alla zampa, questa che manca da operare. L'hanno addormentata per fargli la radiografia, mannaggia. Ecco, è guarita completamente e okay. Possiamo sciogliere la prognosi, il gomito è fuso in un unico pezzo. Bene, meglio bene. Di così non si può. Perfetto. Almeno, io non sono capace di così. Comunque, benissimo, quindi si scioglie la prognosi e si può programmare il secondo lato. Ok. Dolore non ne ha, fra un anno o perlomeno a un anno dalla chirurgia, quindi in marzo, farà una radiografia a questo primo operato. Se l'osso rimane con questo tipo di radiodensità, la placca non andrà rimossa. Se l'osso comincerà a riassorbirsi, bisognerà poi rimuovere la placca. Però nel frattempo possiamo fare l'altro e poi vediamo anche come va l'altro. Okay. Ha già previsto per la sua agenda? No, lo possiamo guardare insieme. Okay. Sta facendo scegliere a me, dottore? Sì. Mercoledì 15. Il 15 marzo è stata operata la prima volta. Allora, siamo 6 mesi giusti. Ok, allora noi fissiamo per il 15 a settembre, seconda operazione per Udri, al mattino, giusto? Sì, alle 9 del mattino. 9 del mattino, digiuno. È rimasta qua una notte? È rimasta una notte l'altra volta, sì. Lei ha deciso così, quindi c'è. Bene. Bene, Udri, il 15 settembre allora, 2 settimane. Eccoci qua allora, è in macchina con il suo cuscinone. È un po' così, è stata, ha fatto un po' di anestesia, quindi è un po' così, non è un po' tutta lei, come vedete, non è un po' tutta lei. Allora, al 15 settembre il secondo intervento, alla zampa. Ok, torniamo a casa, Audrey, ci riposiamo. Forza, Audrey, dai, dai che sei a un passo, forza. Saluta, ciao, ciao Audrey. Eccoci qua con Audrey. Oggi è il 15 ottobre, siamo a un mese, sì amore, a un mese dalla seconda operazione. È ancora fasciata perché è ancora non andata a posto completamente, però oggi siamo in clinica e vediamo, speriamo che le tolgano tutta quella imbastitura, chiamiamola così, tutta quella roba lì, quella fasciatura, chiamiamola col suo nome, e possa essere più libera, e gli togliamo anche il collare, speriamo, Audrey, speriamo, ok? Dai che entriamo, forza! Eccoci qua, siamo in clinica. Sì, Audrey, eri bella seduta tranquilla. Cosa c'è, nana? Aspettiamo il dottore? E aspettiamo il dottore, sì, tranquilla, dai, seduta. Bravo, nana, sì, nanetto, aspettiamo il dottore. Mi dici basta, dottore, con sto cacchio di fasciatura. Certo che però va meglio la zampina, io la vedo meglio. Speriamo che il dottore sia d'accordo con me, vero? Tanto di riposo ne hai fatto, anche tanto, e sei anche molto brava, molto brava. È diventata molto brava questa cagnolina, ha molta meno paura, si sente più rilassata. Guardate la posizione che ha. Anche se conosce il posto, ciò nonostante, è abbastanza rilassata rispetto a prima. Bene, 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 bene. Aspettiamo il dottore, Audrey, ok? Eccoci qua. Vediamo. Tac, col pastrello. Vediamo un attimino, aspetta Audrey. Ok. Vediamo tutto, sì, lo so che a voi cani piace sta roba.
Abbiamo tolto la fasciatura. Vediamo un po'. Dai, Audrey, prova a fare le due passi. Camminiamo? Vieni, Audrey. Dai. Andiamo? Andiamo? E vieni, dai, forza. Vieni con me. Vieni con me. No. Sembra che appoggi. L'ultima volta io non l'ho vista, era così o andava ancora di più? E a me mi hanno sempre chiuso fuori, quindi... Ah. Mi metto che stava migliorando. Sì, un passo dritto e un passo piegato faceva, quindi al 50% come adesso. Nana? Qua scivola un po'. Stai qui, Audrey? Qua così. Mannaggia, tienila dritta. No, amore, così. Ok. Cosa c'è Audrey? Ok, adesso vediamo col dottor Pettazzoni cosa dice. La usa sul dorso? Era partita bene. Il passaggio, esatto, qualche passo normale l'ha fatto. Sensibilità ce l'ha. Poi vogliamo provare sulla lunga distanza? Sì. Andiamo, dai. Vieni qua, Audrey. Dai, Audrey. Vieni, dai, Audrey. Bravissimo. Andiamo? Vieni. Dai. Vieni, piano. Qua. Vieni, Audrey. Dai, puoi usarla un po'. Guarda, secondo me si deve soltanto abituare. Sì. Usala bene, dai. Così. Così. Piuttosto falla scivolare, Morena. Brava. Mannaggia. Piano, Audrey, dai. Piano. Tutto bene. Seguita ce l'ha. Ce l'ha quella, sì, lo so. Dai, su un piede. Andiamo. Come è cambiata come carattere? È migliorata tantissimo. Sì, nel piccolino in cui si vede, sì, rispetto a un cane normale, chiaramente no, rimane certo, sempre così. Però dall'inizio che l'avevo conosciuta, sì, era terribile. Andiamo, bella. Proviamo a fare il giro indietro? Sì. Andiamo, Audrey, andiamo. Vieni. Vai. Brava. Vieni. Una sì, una no. Vieni, andiamo. Andiamo, andiamo. Va bene, mi viene anche così, mi sta bene. Piuttosto deve, che non... Secondo me deve fare... Deve abituarsi a non usarla. Alzala bene, su. La dobbiamo ancora fasciare? No. No, no. Adesso la lasciamo libera così. Il collare elisabettiano lo lasciamo? O lo togliamo? Ma provi a vedere se, non si, se ce l'ha sotto controllo, magari nelle quando ci sono ore, a casa... Oh, ok, quando non ci sono glielo metto? Sì. Ok. Va bene. Dai. Che il peggio è fatto? Sì, secondo me sì. Okay. Io la rivedrei fra una decina di giorni. Ok. Ormai la strada va da sola la macchina.